Siamo in compagnia di Mister Carosio, si è appena chiusa questa giornata del campionato di eccellenza Girone B con una sconfitta esterna della tua squadra, con l'Alba Calcio. È stata una partita sicuramente maschia, una partita fatta di episodi, avete fatto un buonissimo primo tempo, siete però stati sotto nel primo tempo, avete subito aperto la grande col pareggio, poi negli ultimi minuti l'Alba Calcio ha trovato il gol dei tre punti. Che partita è stata, Mister? Ma come hai detto tu, siamo partiti molto bene nel primo tempo, anzi abbiamo creato tantissimo secondo me. Dovevamo essere molto più efficaci nel far gol, perché le occasioni ci sono state. Secondo me il primo tempo l'abbiamo proprio uccisi, dico la verità, però poi hanno fatto un tiro dalla domenica. Secondo tempo siamo entrati bene, l'abbiamo ribaltata, vedevo la mia squadra sul pezzo, però poi gli episodi vanno dalla loro. Però usciamo secondo me consapevoli che noi possiamo dar fastidio a tanti, capisci, loro una squadra dove arrivano dalla Serie D, dove puntano a vincere un campionato, noi puntiamo a fare un percorso devastante, secondo me lo stiamo facendo, non per questo adesso dobbiamo buttare via tutto quello che abbiamo fatto, anzi secondo me io oggi prendo del buono con la consapevolezza che dobbiamo essere molto più efficaci, perché le partite vivono di episodi e gli episodi dobbiamo portarli dalla nostra parte. Oggi non muovete la classifica, eravate però reduci da una grande prestazione, anche oggi la prestazione in campo al di là poi del risultato finale c'è stato, quindi si ritiene soddisfatto per questa Ovadese? Ma sì, abbiamo sbagliato delle cose, dei dettagli dove fanno la differenza, bisogna migliorare questo, però io sono soddisfatto della rosa, sono soddisfatto dei ragazzi perché stanno interpretando veramente bene, perché chi ha visto oggi la partita non dice l'Ovada non ha mai preso, anzi il contrario. Quindi dobbiamo continuare così, però consapevoli che basta poco per perdere, perché dobbiamo diminuire il margine di errori. Tutto qua. Grazie Mister per la disponibilità, in bocca al lupo per la Grazie stagione. Grazie, in bocca al lupo.